Buonasera e benvenuti a questa trasmissione di Nero su Bianco che vogliamo dedicare alle prossime elezioni amministrative che riguarderanno Monte San Savino, che è il secondo comune insieme a Montemignaio dove si voterà della nostra provincia. Sono tre i candidati a sindaco che tra poco andremo a conoscere. Insieme con noi ci sono sempre Piero Franchini e Davide Faltoni che risaluto. Di nuovo benvenuti. E poi allora andiamo a presentare in rigoroso ordine alfabetico Gianni Bennati, candidato a sindaco della lista 52048 Orizzonti Comuni, buonasera. Buonasera. E poi Marcella Luzzi, candidato a sindaco di Rinascimonte, buonasera. Buonasera. E Margherita Scarpellini, sindaco uscente per la lista Vedo il futuro sempre insieme. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ovviamente è una trasmissione che segue le regole della par condicio, quindi abbiamo un tempo totale a testa più o meno di diciamo 12 minuti che potete gestire come volete, ovviamente, quindi potete dedicare a ogni risposta il tempo che ritenete opportuno. È chiaro che poi dopo sarà sottratto eventualmente alle risposte successive. Allora, io farei un primo giro su che cosa vi ha spinto a candidarvi, il perché della candidatura. Cominciamo da Gianni Bennati, che in passato aveva già fatto parte, no, di una giunta a Monte San Savino. Prego. Sì, io ho un'esperienza politica conclusa nel 2009, ho fatto il vice sindaco e l'assessore a Monte San Savino, però questa, come dico e ripeto, è un'esperienza completamente diversa. Quell'esperienza riguardava una partecipazione all'interno delle forze politiche, un'esperienza che io rivendico con orgoglio perché per me è stata bellissima e significativa, mi ha portato tante conoscenze e anche tanti valori. Però questa è assolutamente una cosa diversa. Qui sono stato spinto da alcuni amici, da molti amici, dalla volontà di cercare di fare qualcosa di nuovo per Monte San Savino. Perché intendo di nuovo? Di nuovo perché fatto assolutamente fuori da ogni ottica di partito, da ogni partecipazione politica, da tutto quello che può essere la politica. Io però dico a tutti che questo qui non è contro i partiti, questo è un movimento oltre i partiti. Io sono cresciuto dentro i partiti e tutte le cose che ho imparato, tutte le mie esperienze le devo ai partiti. Se conosco un po' di vita politica, di vita amministrativa, di vita istituzionale, lo devo ai partiti. Questo è qualcosa di nuovo che va oltre i partiti e infatti la prima regola di appartenere è che non ci fosse alcun appoggio né esterno né interno da parte di alcuna forza politica. Ecco, ho letto che nonostante queste dichiarazioni che sono state fatte varie volte, viene comunque associata a un'area di sinistra. Come mai? Ma non lo so, e ora io ho gli altri due candidati, leggo i loro manifesti, la lista Rinascimonti dice che sono di sinistra. L'altro giorno l'articolo del sindaco uscente Scarpellini dice che sono di destra. Ormai non ci capisco più niente neppure io se sono di destra o di sinistra. Però questa è la conferma veramente che il mio è un movimento trasversale. Il che non vuol dire che all'interno del movimento le persone non hanno le idee. Queste idee che hanno però le tengono fuori da questo progetto, fuori da questa esperienza, fuori da Monte San Savino. Poi in altri ambiti esprimeranno le loro idee, i loro valori come meglio ritengono opportuno. Invece quali sono le caratteristiche, ecco, di Rinascimonte e il perché della scelta di scendere in campo, come si diceva una volta, di sì. Marcella Luzzi? Allora, comincio dalla seconda domanda, comincio a rispondere. Il perché è questo, che io ho fatto parte, perché ormai è finita, della scorsa consigliatura come opposizione. E allora ho capito che queste tematiche, queste problematiche che riguardano il mio paese, la mia terra, il territorio, mi interessano. E ho fatto una certa esperienza che intendo approfondire ora, se gli elettori vorranno essere benevoli, con un impegno ancora più pressante. La mia lista è una lista che non è nata così tra quattro amici come quella che ha detto il mio collega, è una lista che nasce all'interno di un'associazione che si chiama appunto Rinascimonte, un'associazione di carattere culturale politico che si è guardata intorno, ha pensato che il proprio paese, il proprio territorio, perché noi abbiamo appunto la visione anche globale del comune, cioè quando si dice paese si fa per abbreviare, ma intendiamo anche le frazioni, tutto quanto il territorio, aveva bisogno forse di un rinnovamento sotto diversi punti di vista. E vivendo insieme dentro questa associazione per diversi mesi abbiamo condiviso dei valori, delle idee, degli ideali che intendiamo, che abbiamo poi trasformato nel nostro programma. Quindi noi non abbiamo dentro i partiti, perché nessuno di noi è tesserato, quindi il partito non c'entra, però chi ha letto la stampa oggi può aver visto che è uscito un comunicato dei partiti di centrodestra, ai quali
appoggiano le nostre idee e quindi dall'esterno ci, come dire, siamo graditi loro, ecco, però anche noi non abbiamo partiti che dall'interno ci sostengono. Invece Margherita Scarpellini, sindaco uscente, immagino uno dei motivi della candidatura sia quello di continuare appunto l'attività amministrativa iniziata in questi anni. Come appunto ha detto lei, giustamente, il desiderio di continuare questa esperienza ovviamente nasce dalla volontà di andare a difendere questi 5 anni di mandato che sono stati, diciamo, interessanti proprio per l'esperienza amministrativa, ma soprattutto per l'impegno quotidiano che è stato elargito proprio nelle difficoltà che si sono affrontate in un periodo, ahimè, di difficoltà sociale, economica e soprattutto per il fatto che il nostro comune usciva da un commissariamento che ovviamente era avvenuto, come tutti i commissariamenti, a seguito di una criticità che poteva essere di natura politica ed amministrativa. Ovviamente il prendere il comune in 5 anni fa ci ha portato ad avere ovviamente delle difficoltà proprio nel fare ripartire la macchina amministrativa, nell'affrontare tante questioni legate al bilancio e alle nuove normative che giungevano a volte in maniera anche, devo dire, abbastanza confusionaria dal governo centrale. Tutto questo ha ovviamente portato a decidere di continuare il percorso, di rimettersi in gioco proprio per continuare, scusate la ripetizione, ma di proseguire proprio tutto quello che noi avevamo messo in atto, soprattutto perché alcuni progetti non erano e non sono ancora conclusi, alcuni li vogliamo ampliare e poi devo dire per alcuni aspetti proprio nella visione che ha caratterizzato la nostra amministrazione relativa proprio a quello che noi vogliamo fare di Monte San Savino, in qualche modo abbiamo gettato tanti semi che noi vogliamo ovviamente raccogliere. Per quanto riguarda invece l'aspetto della lista che mi accompagna questa volta in questo percorso, che mi auguro abbia dei buoni risultati, è una lista che è costituita sicuramente da persone che hanno già fatto parte del mandato che si sta concludendo e che sono 2 assessori ancora in carica, Rampini e Ginepri, e il consigliere Maina. Gli altri componenti della lista sono essenzialmente persone giovani, anche perché il mio soprattutto desiderio era quello di dare spazio ai giovani, perché molto spesso noi parliamo tanto di giovani ma non li mettiamo mai alla prova. Quindi una delle priorità che io mi sono imposta nel costruire questa lista è stata proprio quello di dare spazio a loro, perché giovani, ormai a 25 anni, dico sempre, nella prima guerra mondiale a 25 anni già i giovani avevano famiglia, figli e andavano alla guerra. Quindi noi nella nostra lista abbiamo tante forze nuove, tante persone volenterose, soprattutto con un gran desiderio di fare, e la cosa eccezionale è che sono giovani molto competenti, formati soprattutto in un percorso anche di vita, ma soprattutto professionale. Siamo oltre 3 minuti, chiaro, no, lo dico per... Sì, sì, per è dopo. Chiaro che io non sono legata molto ai tempi, sì, televisivi. Allora, volevo aggiungere semplicemente un concetto, che è che la nostra lista è legata a quelli che sono i valori del centro-sinistra. Effettivamente io non sono tesserata, non appartengo a nessun partito, ovviamente ho le mie idee di sinistra, alcuni dei componenti della mia lista invece appartengono al PD, al PSI, a Rifondazione Comunista e a, diciamo, delle persone dagli ideali di sinistra. Tutto qui. Allora, prima domanda, Piero Franchini.
Dunque, io sento che di solito quando si fanno le liste sono sempre nomi accattivanti, no? Sì. Però ecco, diciamo che del candidato che invece alla lista ha chiamato 52048, vorrei capire per quale motivo 52048. Quindi non lo so, ecco, per dire, non lo so. La domanda è lecita e la risposta è semplicissima. 52048 è il cap di tutto il comune di Monte San Savino. E era questa proprio la differenza che noi vogliamo dare. Noi vogliamo rappresentare quelli che sono savinesi da lembo più lontano della nostra terra. Avete sentito che gli altri sono sostenuti dalle liste di centrosinistra e dalle liste di centro, dai movimenti di centrodestra. Noi non siamo sostenuti da nessuno. Noi vogliamo essere sostenuti da savinesi, solo esclusivamente da savinesi, perché questo è un progetto, un movimento finalizzato solo ed esclusivamente a Monte San Savino, e proprio il nome era, questi numeri ricalcano bene tutta la nostra realtà, tutto quello che noi vogliamo fare, tutto quello per cui noi vogliamo lavorare. Questo, Orizzonti Comuni, è perché vogliamo dare una prospettiva tutti insieme verso un qualcosa di diverso. L'orizzonte è qualcosa che vediamo, vogliamo arrivarci tutti insieme in un movimento compatto. Guardate però che, questo vorrei sottolinearlo, questo è un movimento, un progetto, io lo chiamo il mondo fucsia dal nostro simbolo e tutto, che nel tempo si è allargato e è qualcosa di forte, qualcosa di significativo, di cui vado orgoglioso, di cui io sono soltanto una piccolissima parte. Tutti potete vedere che nel nostro simbolo non c'è il mio nome, per una scelta prima di tutti mia. Le mie foto non girano nei manifesti se non insieme a tutte quelle degli altri. Noi non facciamo, nessuno dei miei rappresentanti della lista manda dei santini in giro. Questo per dire che non è tanto la figura del candidato a sindaco su cui si deve incentrare l'attenzione, ma è tutta la figura di quello che ci sta dietro, del mondo che ci sta dietro, dei componenti della lista e di tutto il progetto che sta dietro a questo movimento. Davide. Allora, io una domanda per tutti e tre, però. Sì, magari la facciamo adesso a Marcella Luzzi, così recuperiamo i tempi e ci pareggiamo con Margherita Scarpa. Allora, in merito alla questione dell'immigrazione e quindi dell'accoglienza obbligatoria o volontaria, insomma, che sia, ecco, intanto la domanda è: per voi gli immigrati sono un problema o una risorsa? E se con voi ad amministrare potranno essere accolti altri immigrati oppure ci sarà una chiusura verso l'accoglienza dei richiedenti asilo? Cominciamo da Marcella Luzzi. La domanda è abbastanza complessa e non si risolve certamente con una risposta semplicistica. Allora, che il problema dell'immigrazione sia un dato è ormai oggettivo in tutta l'Italia, non solo a Monte San Savino. Che da parte della popolazione in tutta Italia e anche a Monte San Savino ci siano delle resistenze è altrettanto assodato. Le amministrazioni comunali cosa devono fare? C'è qualcuno che dice io faccio le barricate, chiudo le ferrovie, le strade, mi ribello, non ce li voglio. Io penso che un comune è una emanazione territoriale di un governo e quindi rappresenta la legge e la legalità. E fare queste cose poi avrebbe anche poco senso. L'unica cosa che però noi potremmo fare, questo credo che chi ha già fatto esperienza, è quella di intanto controllare che se vengono mandati siano proporzionali al numero degli abitanti, perché questo le prefetture lo dicono, poi di fatto quando c'è l'emergenza tutto salta o può saltare. Questo invece noi faremo, controllare strettamente. E una volta arrivati, altri controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, da parte degli agenti della Polizia Municipale, magari purtroppo sono pochi, quindi vanno distolti da altri servizi, e al primo che sgarra, al primo disordine, il sindaco ora mi sembra proprio con la legge, con il decreto Minniti, ha delle possibilità, tipo il DASPO nel mondo sportivo, di allontanarli, anche se questo è in teoria è così. Dopo immagino le lacci, lacciuoli, le burocrazie, le pratiche, però comunque alla fine se veramente disturbano l'ordine pubblico il sindaco può e deve in qualche modo allontanarli e farli allontanare, perché il sindaco è anche il garante dell'ordine pubblico nel proprio paese. Quindi meglio se non vengono, questo penso interpretare il senso di tutta la popolazione, il sentimento di tutta la popolazione.
Di fronte a una costrizione della legge, siccome non ci piace andare contro le leggi, le accetteremo, però con tutte le cautele del caso. Gianni Menati, poi sentiamo Margherita. Sì. Io penso, giustamente come ha detto Marcello, è un problema che la gente, la popolazione sente. La popolazione sente, ma soprattutto non per un fatto di razzismo, perché questo è già superato e Monte Salzavino si è sempre dimostrato accogliente. Sente questa cosa perché ovviamente in un periodo in cui le persone sono in difficoltà di tutto, vedere delle persone che tutto il giorno stanno, con tutto il rispetto, a fare poco o niente, è un qualcosa che disturba la gente. Quindi io penso che l'impegno principale di un comune attraverso le associazioni che lo gestiscono è quello, fra virgolette, di non starli fare, stare a fare niente dalla mattina alla sera. Quindi guardarli, di inserirli in alcuni servizi che sono fondamentali. Per esempio, io fino a qualche mese fa ho fatto il presidente della società sportiva di Monte Salzavino, della Sansovino, e fu chiesto se questi profughi potevano venire a fare dei lavori, aiutare giù allo stadio. C'era uno, no, uno era venuto addirittura a giocare, ma non poteva essere tesserato. Questo è. Beh, ci fu da parte nostra, da parte della Sansovino, l'assoluta disponibilità, perché ovviamente sapete che in uno stadio c'è sempre bisogno di qualcosa, di qualcuno che dia la mano. Però poi questa è rimasta soltanto una proposta, è rimasta lì. Quindi i poteri dei sindaci e dei comuni sono molto, molto limitati in questo tema. Un sindaco può soltanto vigilare se il rapporto territoriale delle presenze è consono al numero di abitanti, perché sarebbe improponibile se, per esempio, faccio un esempio di un comune vicino, Fogliano, ha 10 profughi e Monte Salzavino ne ha 50. Su questo deve essere vigilato e controllato, ma soprattutto deve essere vigilato e controllato anche che questi profughi, visto che vengono, abbiano delle condizioni per vivere decenti. Quindi controllare se, per esempio, i metri quadri di un appartamento sono consoni al numero di profughi che lì vengono inseriti, tutte queste procedure che un comune può fare. Altro non penso, malgrado tutta la demagogia, il populismo che viene fuori, altro non penso che possa fare un sindaco di un comune di Monte Salzavino, ma forse nemmeno il sindaco del comune capoluogo oltre. Margherita Scarpellini, su questo tema, ecco, che cosa si può dire? Molto scottante, anche perché, come hanno detto i colleghi, effettivamente la popolazione, soprattutto a Monte Salzavino, che ha delle caratteristiche sociali e antropologiche particolari, perché poi ogni paese ha la propria storia, il proprio vissuto, indubbiamente il diverso fa sempre paura e comunque crea disagio. Io devo dire, per la mia esperienza, la questione immigrati è stata essenzialmente gestita, come lo è, dal Ministero degli Interni e ovviamente dalle prefetture. Io mi sono rammaricata molte volte con la prefettura, proprio per il fatto che alcuni di questi migranti sono stati portati nel nostro territorio senza che il sindaco o comunque l'amministrazione comunale ne fosse a conoscenza. A seguito di incontri ripetuti proprio in prefettura è venuto fuori questa denuncia da parte di molti sindaci e da me compresa, proprio per arrivare a dire che ci deve essere un rapporto sinergico con i vari enti, proprio perché questa questione immigrati sia gestita al meglio. Poi ovviamente ci sarebbe da discutere moltissimo su questo tema, però ad oggi io posso dire che sulla carta, fino a pochi giorni fa, Monte Salzavino poteva ricevere 35 immigrati. Noi ne abbiamo ad oggi 28. È chiaro che ieri la prefetta ha presentato una nuova circolare ai vari sindaci del territorio, mettendo in evidenza che il numero di Monte Salzavino è salito a 46, ma come è stato distribuito su tutto il territorio. È chiaro che quello che diceva Bennati dell'attenzione da parte dell'amministrazione comunale è ovvio. Noi abbiamo lavorato in sinergia con le varie cooperative che gestiscono questi giovani immigrati, siamo andati anche a fare dei sopralluoghi in alcune zone della nostra realtà comunale. Addirittura abbiamo cercato noi di trovare i luoghi idonei, perché ovviamente, come dissi al prefetto, non potete mandare in un centro storico come Monte Salzavino 20 persone, le possiamo distribuire a piccoli nuclei sul territorio, che è sicuramente un impatto meno forte. Quindi la politica degli
immigrati è sicuramente una questione molto importante, ma che deve vedere anche diciamo, la partecipazione di enti superiori, e noi faremo la nostra parte. Un altro tema ovviamente particolarmente sentito dalle persone è quello della sanità, nel senso che le lamentele che le raccogliamo, le abbiamo raccolte tante volte anche nella nostra trasmissione. Ecco, come giudicate intanto i servizi che ci sono sotto questo punto di vista a Monte San Savino, e nel caso voi diventiate sindaco, che cosa farete anche nei confronti magari della direzione sanitaria per cercare di migliorare la situazione? Ripartiamo da Gianni Bennati. Le domande quindi sono due. Sì. Come giudichiamo e quello che potremo fare. Il giudizio penso che sia semplice darlo. I servizi sanitari a Monte San Savino sono veramente scadenti. Io non penso che ci sia una grande attenzione per quella che è l'aspetto sanitario a Monte San Savino. Questo malgrado le associazioni che operano sul territorio e tramite il volontariato stanno facendo tanto e tantissimo. E malgrado che, nonostante che ormai, diciamo così, è diventata una prassi un po' in tutti i comuni, ovviamente anche da un punto di vista sanitario c'è una forma di decentramento, dalle nostre parti il medico per esempio al primo soccorso non esiste più, ma so che c'è già un piano regionale in cui, di area vasta, in cui il medico sarà tolto anche nelle province di Siena e di Grosseto, quindi ormai comprendiamo che è un percorso che va avanti, che non si torna indietro, malgrado le promesse che possiamo fare all'elettorato, malgrado gli impegni, malgrado qualunque cosa. È un treno che è partito e che non lo recupereremo più. Come possiamo sopperire a questo qui? Facendo, dopo tanto tempo, e finalmente una vera casa della salute a Monte San Savino, dove tutti i professionisti siano negli stessi locali, in ambienti anche idonei, perché io ho avuto modo di andare al primo soccorso di Monte San Savino per un problema con mio figlio, gli ambienti non sono nemmeno idonei per farci un servizio. Questa è la prima condizione. Ovviamente la sanità deve essere anche svolta in ambiente idoneo, quindi il nostro impegno sarà quello di creare finalmente. Io ne sentivo parlare quindi 15 anni fa, quando ero amministratore io, questo della casa della salute nello stesso blocco e tutto. Sono passati 15 anni, allora sicuramente le responsabilità di farle saranno state anche mia come amministratore, però da allora non si è assolutamente niente. Quindi l'impegno forte sarà in questo senso, di creare un insieme di professionisti che possono dare risposte adeguate a tutti i savinesi. Allora, cambiamo giro così dopo rispondiamo. Margherita Scarpellini. Tocca a me. Sì, allora, per quanto riguarda la sanità, ovviamente in questi 5 anni, scusate se io parto dai 5 anni appena passati, ma è evidente che tutto quello che è nella mia progettualità e del mio gruppo è strettamente legato a un pregresso. Per quanto riguarda la sanità, ovviamente il comune non ha nessun potere decisionale, se non quello di creare dei tavoli in cui ovviamente si hanno dei forti legami, contrasti o anche invece discussioni costruttive con l'ASL. Quello è quello che noi abbiamo tentato di fare. Io devo dire che nel nostro progetto di 5 anni fa, nel nostro programma, avevamo inserito la costituzione della Casa della Salute, che era una questione molto sentita non solo sul nostro territorio, ma in generale sui territori che costituiscono la provincia di Arezzo e in particolar modo la zona socio-sanitaria aretina, di cui il comune di Monte San Savino fa parte insieme a Civitella, Arezzo, Subbiano, Castiglion Fibocchi e Capolona. Ovviamente questo non è stato realizzato, questo è il punto della cosa non fatta, ma non dipende ovviamente dall'amministratore, perché abbiamo avuto contatti direi molto ravvicinati, di cui abbiamo discusso su questo tema anche nella commissione consigliare sulla questione appunto della sanità, e abbiamo verificato che ahimè la Casa della Salute non è decollata a Monte San Savino per la questione
dei medici di famiglia, che dovrebbero essere loro coloro che dovevano in qualche modo gestirla, anche perché per contratto non possono essere obbligati. Quindi quello che è il nostro desiderio, noi abbiamo lavorato tanto con i vari responsabili dell'ASL, dal dottor Pedace, dottoressa Castellucci, fino ad oggi alla dottoressa Valeri e al dottor Desideri, tant'è vero che il 10 di aprile scorso io insieme al dottor Desideri ho firmato un protocollo d'intesa per potenziare il nostro distretto, che poi corrisponde all'ambulatorio prime cure, perché siamo riusciti ad ottenere, in virtù del fatto che la Casa della Salute non era partita e per ora non decollava, proprio un potenziamento infermieristico. Quindi abbiamo avuto il turnover dell'infermiera che è andata in pensione, in più abbiamo aggiunto un'altra unità, per cui l'ambulatorio prime cure sarà coperto nell'arco della giornata. Poi ovviamente entra in merito tutto quello che riguarda il 118, quello che riguarda poi la guardia medica. Quindi allo stesso tempo nella nostra casa di riposo Sciapi. Siamo a 10 minuti, le rimangono 2 minuti, allora, poi totale. Micheto, dico semplicemente che noi lavoreremo perché vogliamo essere vicini al cittadino e capiamo le esigenze cogenti, importanti, che oggi hanno le persone che devono essere curate senza andare in ospedale, ma stando nel nostro territorio. Marcella Luzzi? Sì, io non so se partire dalla Casa della Salute o da questo presunto potenziamento che la mia collega stava dicendo. Allora, cominciamo la Casa della Salute. La Casa della Salute, probabilmente ci sono sì anche degli ostacoli posti dai medici che non si possono obbligare, ma questi medici andranno pure in pensione, insomma, non età, quindi in futuro forse. Però anche su queste case della salute ho sentito opinioni diverse, alcune sono state chiuse perché non funzionavano, altre invece sì. Quindi intanto io mi accontenterei di prendere anche una cosa minima, cioè un medico, perché noi in questa situazione in cui siamo ora, in realtà non è stato potenziato, a mio avviso, l'ambulatorio, perché è vero che è stata messa un'unità infermieristica in più, però io mi sarei augurata che fossero stati scissi i due settori. Da un lato l'emergenza, il PET, che c'è, punto di emergenza territoriale 118, con il suo infermiere soccorritore, i due soccorritori volontari e l'autista, ed è una cosa che fa servizio nel territorio e che veniva adibito anche nell'ambulatorio. Ora, nell'ambulatorio è stato messo un semplice infermiere, non soccorritore, non formato per il primo soccorso, quindi fa lo stesso servizio che fanno le attuali infermiere che stanno al piano di sopra. Uno scende, quell'altro sono di sopra, ma il servizio è lo stesso, cioè fanno interventi su ricettazione medica. Se uno va lì, con un taglio, con una cosa, quell'infermiere che è lì, a meno che so che il dottor Desideri o il dottor Mandò, meglio dire, l'altra mattina disse lo formeremo, in 15 giorni si forma, non lo so, so che hanno 600 ore di formazione l'anno gli infermieri adibiti al primo soccorso. Tra l'altro non so più neanche se si chiama di prime cure, lì c'è scritto primo soccorso, dalla regione è arrivato questo dispaccio, si chiama PET, punto di emergenza territoriale. Ora cosa succede? Che questo infermiere aggiunto ci sarà quando l'ambulanza non c'è, altrimenti c'è l'infermiere dell'ambulanza. Però risulta che l'ambulanza sta fuori anche giustamente delle ore perché hanno da fare degli interventi e poi pare che dalla metà di giugno sia una settimana sì e una no, il punto rimane anche senza ambulanza. Quindi a quel punto lì l'infortunato cosa fa? Va lì, trova l'infermiere che non può fargli la cura che deve fare, bisogna che venga l'ambulanza, insomma, mi sembra una perdita di tempo. Comunque secondo me non si può dire che è stato potenziato, è stato ulteriormente depotenziato perché per 2 settimane al mese lì dentro non ci sarà un infermiere adibito, cioè competente a cui competa di fare certi interventi come fa quello dell'ambulanza. Questo è uno. Cosa faremo? Noi ci auguriamo che nella conferenza dei sindaci, laddove ci sono appunto tutti i sindaci che possono forse ancora dire qualcosa nonostante quest'area vasta, aumentino coloro che vogliono come dire, rivendicare l'interesse primario del loro paese, non si assoggettino agli dettami della USL.
e cerchino di battere i pugni, dice noi non la pensiamo così, noi vogliamo rivendicare la nostra sovranità territoriale, così come anche in altri carrozzoni tipo la 6 eccetera. E mi risulta che questo sta avvenendo non solo da parte di sindaci di centrodestra, il che sarebbe anche naturale in un certo qual modo, ma anche da parte di alcuni sindaci di sinistra che dicono basta assoggettarsi a questi carrozzoni, aree vaste, che poi alla fine fanno l'interesse non si sa di chi, ma non quello dei cittadini. Ecco, mi auguro questo. Intanto richiederemo un medico battendo i pugni, sperando che questo serva a qualcosa. Piero, allora dobbiamo far recuperare Bennati e Luzzi per accodarlo al tempo della Margherita Scarpellini e poi lasciamo l'appello finale a testa. Allora, domanda? Dopo la salute, chiaramente la cosa importante è il lavoro. Quindi io da imprenditore spesso vedo che diciamo non c'è molta attenzione, almeno in certi comuni, per quanto riguarda l'imprenditoria, perché poi sono le colonne portanti, diciamo, della nostra economia. Ecco, voi sul vostro programma cosa pensate di fare per quanto riguarda l'imprenditoria, che ce n'è tanta appunto nel comune di Monte San Savino? Gianni Bennati. Sicuramente il settore economico produttivo in un comune è qualcosa di fondamentale. Però bisogna sempre tener conto che non è il comune che crea posti di lavoro. Il comune può creare tutte le condizioni perché gli investitori vengano nel proprio territorio. Questa mi sembra che sia una regola assoluta e generale. Per fare questo bisogna semplificare. Bisogna semplificare le condizioni perché uno possa venire a costruire, bisogna semplificare le condizioni burocratiche perché uno possa venire a lavorare. Questo è quello che può fare il Comune. E soprattutto il Comune può fare un'altra cosa che noi riteniamo importantissima, mettere insieme le categorie. Perché ovviamente se il singolo agricoltore o il singolo commerciante o il singolo imprenditore di qualche prodotto va a trattare o a confrontarsi da solo non ha nessun potere. Se vi è un'unione con a capo un Comune, questo potere è ben diverso. Noi riteniamo e abbiamo un programma su cui riteniamo che Monte San Savino ha una grandissima ricchezza, che non è più quella di qualche anno fa che era l'oro e tutto il settore orafo che ormai ha una crisi irreversibile. Quando ero amministratore io c'erano 200 imprese segnate alla Camera di Commercio del settore orafo, non so se saranno rimaste il 10 o il 15%, non penso tante di più. La nostra ricchezza è la nostra terra. Su questo dobbiamo lavorare, quindi su tutto il settore agroalimentare, su tutto il settore produttivo in questo senso. Questo penso che sia un fatto in cui l'amministrazione deve veramente investire, deve veramente creare sinergie, creare confronto e creare tutto. È un settore in cui mi sta anche a cuore parlarne, perché noi abbiamo nella nostra lista, e lo ringrazio perché prima di tutto che essere nella lista è un carissimo amico, Alessandro Iacomone, in cui lui, facendo anche una scommessa forte, ha investito a Monte San Savino, sta creando una ditta con 100-120 posti di lavoro nel settore agroalimentare. Penso che questo possa servire da traino e da esempio a tutto il settore, e quindi lavorare in quest'ottica senza tralasciando tutti gli altri settori. Però l'agricoltura, il biologico, l'agroalimentare penso che siano valori e priorità di Monte San Savino riconosciuti ben oltre Monte San Savino. Mi viene in mente anche che sono comuni vicini come Lucignano hanno avuto degli insediamenti importanti anche da gruppi internazionali. Ha fatto qualcosa di più il Comune Lucignano? Perché io ritengo, senza nulla togliere, sì, amministratori attuali, sono stato amministratore anch'io e amministrare è veramente difficile. Noi bisogna creare altre condizioni da un punto di vista urbanistico per consentire alle persone di poter investire. Il nostro piano strutturale è fatto di comparti irrealizzabili, e ripeto irrealizzabili, perché vanno messi d'accordo, qualche volta io l'ho affrontato da avvocato anche per lavoro, vanno messi d'accordo 15-20 persone, il che è impossibile. Ognuna di queste persone, proprietaria del terreno all'interno del comparto, può fare ostruzione. Bisogna modificare tutte quelle che sono le norme urbanistiche in questo senso, il che non vuol dire rovinare o edificare in maniera selvaggia il nostro territorio, però creare le condizioni anche da un punto di vista legislativo e urbanistico, per quanto di competenza del Comune, perché veramente sia facilitato chi voglia investire a Monte San Savino. Io vorrei fare un paragone, lei ha parlato, sì, di Lucignano, sì, guardiamo i tempi per avere una nuova perimetrazione a Lucignano e i tempi del Comune di Monte San Savino per avere una variante per nuova perimetrazione, e da questo capiamo forse perché sono andati a Lucignano.
Ok, allora, sì, 40 secondi, sì, anche subito, 40 secondi perché non ho il tempo per l'appello. Va oltre il tempo. Io sì. Volevo subito, avrei voluto replicare anche alla Luzzi, ma vorrei soprattutto replicare a Bennati. Lui ha citato l'interesse che un'amministrazione deve dimostrare per lo sviluppo del proprio territorio, delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo pensato anche al turismo, che è un'altra opportunità importante del nostro territorio. Ma voglio soprattutto concentrarmi su quello che lui ha detto a proposito, facendo lui stesso nome e cognomi, Alessandro Iacomoni. Allora, io posso dire che la mia amministrazione in 2 mesi ha fatto una variante al signor Iacomoni proprio per non gli far perdere tutta una serie di opportunità e per dare appunto a questo imprenditore la modalità di unirsi con altre aziende importanti del territorio italiano. Quindi i famosi 120 posti che sta dicendo Bennati li dovrebbero dire grazie a me e alla mia giunta proprio per aver fatto una variante addirittura in un momento in cui si stava pianificando il nuovo regolamento urbanistico. Perfetto così. Allora, Marcello Luzzi, ovviamente se vuole sul tema lavoro, ci accodiamo un'altra cosa? Sì, volevo un attimo replicare, aggiungere qualcosa a quello che ha detto Scarpellini. Giustamente la decisione della variante l'ha presa la Giunta, noi anche se avessimo votato contrario sarebbe stata, però anche noi siamo stati d'accordo, quindi questo per dire il Consiglio Comunale tutta l'unanimità l'ha votato perché nessuno è contrario agli investimenti, ci mancherebbe altro, sono quelli che danno vita, però ecco anch'io penso che questo il mio programma è sovrapponibile un po' a quello del Bennati, cioè la nostra ricchezza che è l'agricoltura, noi abbiamo anche un giovane imprenditore, Simone ha 25 anni, c'ha un imprenditore, fa l'imprenditore agricolo e sappiamo le difficoltà che va incontro, insomma il grano viene pagato poco, i girasoli lo stesso, allora devono riconvertire le colture, allora il finocchio, allora le patate, allora, ma sono tutte cose che alla fine rendono meno. Quindi noi vogliamo aiutarli questi giovani che ci sono poi noi, ci sono delle facilitazioni a livello anche europeo, ci sono dei bandi, ci sono dei contributi, è difficile andare a prenderli, certo, però bisogna impegnarsi in modo tale che questi ragazzi, che magari sono rari purtroppo ancora, si dedicano all'agricoltura, siano facilitati e possano senza trascurare gli altri settori, ovvio. Allora, sempre per Marcella Luzzi, che dobbiamo far recuperare, un'altra domanda. Sì, un'altra sulla domanda. È solo lei perché gli altri hanno esaurito il tempo. Vai. Però è una domanda da fare a tutti e tre. Ho capito, amico. Però allora, tempo è così. Ci sono poche risorse, molto scarse, quindi lei si trova a fare il sindaco, ha 10.000 euro a disposizione. Ci rifà i marciapiedi, i giardini, le aiole o li usa per le politiche sociali? Senta, questa è una domanda un po' strana, se mi permette, perché le userò, visto la pochezza della cifra, per quello che l'emergenza... Era una cifra era per... Sì, vabbè, insomma... No, insomma, che preferisce, le politiche sociali o il decoro? Ah, ecco, se preferisco questo. Le politiche sociali certamente sono importanti, perché prima abbiamo parlato dell'immigrazione, ma non è solamente l'immigrato. Purtroppo oggi, forse il sindaco può dire qualcosa anche di più, oggi ci sono anche tanti italiani che hanno bisogno. E il nostro orientamento, qualora dovessimo amministrare, è quello però di non essere il bancomat di tutti. Il comune non è un bancomat. Si richiede, l'ISEE, ma anche l'ISEE, insomma, si richiederebbe sicuramente almeno un tot di anni di residenza a chi, sia straniero che italiano, ha bisogno, certo c'è un'emergenza, si dà subito una tantum, ma se sono i cosiddetti contributi temporalizzati, tipo esoneri, semiesoneri, pulmini, scuolabus, almeno 5 anni di residenza, significa che questa famiglia è nel territorio, è integrata, lavora e paga le tasse e quindi ha diritto, come tutti gli altri, ad avere, se si trova in difficoltà, ad avere il contributo. Perfetto. Poi anche se avanza i soldi, anche marciapiedi, ma quelli li sta già facendo l'amministrazione, vedo ora c'è un fervore. I soldi si sono trovati ora. Beh, siamo tutti più o meno accodati sugli 11 minuti, quindi l'ultimo minuto, un minuto secco per l'appello finale, cioè perché dovrebbero votarvi come sindaco e perché votare la vostra lista. In un minuto, Gianni Bennati. Diventa sempre difficile dire perché devono votare per noi e non votare per gli altri. Io penso e ritengo che noi abbiamo portato a Monte San Savino con la lista 52048 un segnale forte di novità e di
cambiamento, ma anche nei modi di interpretare la politica, il fatto che non abbiamo avuto appoggio dei partiti, il fatto anche di tutta la nostra campagna elettorale. Io dico a tutti che l'unica parte vecchia della mia lista sono io, non anagraficamente, perché con tutto il rispetto qui in confronto posso considerarmi quasi un ragazzo, ma sono vecchio, anagraficamente. Per sottolineare in quanto mi considero il vecchio, per la mia esperienza e tutto. Il resto della lista è veramente qualcosa di assolutamente nuovo e di assolutamente proponibile. Quindi ci devono votare perché veramente siamo liberi da tutto e siamo liberi da tutti. Non abbiamo niente dietro, niente davanti, niente accanto. Siamo noi, le facce che tutti a Monte San Savino conoscono, il figliolo d'Alvaro, il figliolo d'Abramo, il figliolo di Walter, gente che abbiamo vissuto Monte San Savino da sempre e in questo senso pensiamo di poter meritare per chi lo vorrà fare la loro fiducia. Perfetto. Marcella Luzzi. Sì, allora, anche noi abbiamo, è vero, l'ho detto prima, abbiamo l'appoggio esterno, però i partiti non hanno messo bocca assolutamente né nel programma né nella scelta dei candidati. È stata un'aggregazione spontanea di condivisione, come ho detto prima, di valori e di idee. Perché ci devono votare? Io rispondo con una battuta, perché Bennati l'hanno provato come vice sindaco, come assessore per 10 anni. E quindi sanno come governare, 8, insomma, no, anche qualcosa più, prendiamo le ricostruzioni, va bene, non importa, 8, 10, 12. E la Scarpellini l'hanno provata ora. Noi non ci hanno mai provato, siamo veramente nuovi, non c'è nessuno che ha fatto esperienze amministrative, mentre nella sua lista qualcuno c'è, potrei citare dei nomi, ma non è il caso di farlo. Oltre che il candidato sindaco, ce ne sono alcuni che l'hanno fatta questa esperienza. E lo stesso, e loro sono in carica. Quindi noi siamo nuovi, se ci vogliono provare noi siamo ben lieti. Infine Margherita Scarpelli. Allora, io per quanto mi riguarda devo dire che nonostante l'età ho una grande passione, un grande desiderio di proseguire questo percorso che è stato avviato e quindi chiedo agli elettori di avere un occhio di attenzione nell'11 di giugno di ricordarsi di questa mia lista per Monte San Savino con me candidato a sindaco che corrispondo almeno con tutto il mio gruppo alla consapevolezza dell'amministrare, alla serietà nell'affrontare le cose e soprattutto nel voler fare, di non soltanto limitarsi alle parole ma fare tutto il possibile per portare avanti le esigenze, i bisogni, le richieste dei nostri concittadini. Volevo chiudere con il mio slogan: se voterete questa nostra lista per Monte San Savino, Monte San Savino sarà sempre più vostra, perché finito, noi siamo vicino a voi. Finito. Chiuso, ho finito. Chiuso. Allora, Margherite, volevo soltanto spiegare perché ho detto il più vecchio. La galanteria, la galanteria. Scusa, Gianni, allora, ti devo dire che sono una persona sì, spiritosa. Andiamo oltre la nostra. Bene, grazie, in bocca al lupo a tutti e tre. Ovviamente, no, dove va? Beh, facciamo salutare. Salutiamo, vedi la fretta di governare. Allora, grazie a Piero Franchini, a Davide Faltoni, in bocca al lupo a voi, poi ci ritroveremo nel commento del voto. Arrivederci. Grazie.